forte, fa finta. Wow, Luca, ma sei bravissimo! Certo che sono bravissimo, io mi alleno tutti i giorni. Però oggi voglio parlare di una discriminazione della Muay Thai. Perché tutti fanno i complimenti e tutti conoscono l'atleta, però spesso non si conosce l'allenatore. Oggi infatti voglio farvi conoscere chi è questo vecchietto che oggi mi faceva i pao. Vabbè Luca, ma intanto è solo un vecchietto. Solo un vecchietto? Tu amico mio non sai di cosa stai parlando. Oggi infatti vi farò conoscere il miglior allenatore della Thailandia. Sì, io non dico il miglior allenatore perché lo sto inventando io. Io dico il miglior allenatore perché realmente gli sono stati rilasciati dei certificati qua in Thailandia e dei premi che lo hanno premiato come miglior allenatore della Thailandia. Non nel 2023, nel 2024, ma stiamo parlando circa 2002, 2003, 2004, quegli anni lì. Che? Perché ha allenato tantissimi campioni, alcuni tra i più forti della Thailandia. Ancora tuttora continua ad allenare ragazzini che stanno continuando a vincere titoli su titoli su titoli. E oggi ho avuto l'onore di allenarmi con lui, fargli una piccola intervista e ve la farò vedere. Allora, non è tanto bravo a parlare inglese come non sono bravo neanche io a parlare inglese. Cercherò di mettere un po' i sottotitoli in quel modo per quello che riusciamo a capire e cosa riusciamo a intenderci. Però il sunto è riuscire a farvi vedere e comunicare con un vero creatore di campioni, no creatore di video come me. Innanzitutto, se ancora non sei iscritto, iscriviti al canale. Poi mi raccomando, aspetta fino alla fine del video, perché alla fine del video ti faccio vedere due minuti, anzi meno di due minuti, di un allenamento che lui fa ogni giorno con i ragazzi thailandesi che prepara. Due minuti, sono solo due minuti. E da lì capirai veramente di che pasta è fatto. E vi assicuro che si vede veramente poco in quel video. E non farti ingannare dal suo visino da vecchietto, tranquillo, tranquillo. Perché ragazzi, è severissimo. Quando siamo in allenamento, a me personalmente mi allena tutti i giorni con la frusta. Quindi se non faccio gli scatti come dici lui, frustata. Se non do i pugni come dice lui, frustata. Se mi dice di tornare con un piede in un modo e torno con il piede nell'altro modo, frustata. Diciamo che gli piacciono le frustate, sì. Oggi ho avuto l'onore di allenarmi con uno dei migliori allenatori della Thailandia. Ve lo presento subito, Achar Neng. How old you do Muay Thai? Wow. 34 years. You do many training? Yeah. Hey. You training many champion in Thailand. Champion. Every before Mueang Surin Gym have world champion WBC and Muay Thai Samlan Sak Chai Noi Den Pan Pet at very student me champion. Yeah, I know. I finished Mueang Surin now. I Kao Samrit 26 year now and champion. Many champion. No, non abbiamo avuto un'illuminazione divina. Stavamo semplicemente guardando queste foto che sono tutti i campioni che ha allenato lui. Vedete quanti sono? Olè. Sigmani, many champion. Next you champion me. Good, yeah. You. Okay. What do you wanna say? Someone start Muay Thai. You people new want to do Muay Thai. What do you say? Is good Muay Thai, you think? What do you think about Muay Thai? Muay Thai is good. Is Muay Thai number one technique, everything technique. And MMA and very technique Muay Thai balance. Okay. Same you before K1 now okay. Muay Thai technique balance. Yes. Yeah, long okay. Time strong. Okay. Yeah, I train you, long time I train you. Everything Muay Thai. RWF fight. Okay. Yeah. Yeah. Thank you so much. Yeah. Kabungkap. Ciao.
Vai! È dura. Mi raccomando, fammi sapere la tua nei commenti. Cosa ne pensi? Secondo te è giusto essere così severi quando si è un allenatore? Oppure lo è un po' troppo esagerato? Non lo so, punti di vista. I risultati però ci sono. Per adesso, dalla Thailand è tutto. Alla prossima.